La leva laterale, che sembra un freno a mano ma non lo è, si chiama leva passo collettivo, che è quella che mi dà la potenza, e la pedaliera, che è quella che mi serve per il rotore di coda. Con una scuola magari di ragazzini un po' grandi si può anche intraprendere un discorso appunto di come vola un elicottero, perché vola, quindi i fluidi, la dinamica dell'aerotecnica. Quei bambini piccoli in questa manifestazione è puro divertimento. Farli salire, farli giocare, divertirsi. Ti diverti? Sì. Cosa vuoi fare da grande, ora che hai visto questo fantastico elicottero? L'astronauta. Ok, intanto cominci dall'elicottero. Sì. Si divertono tantissimo. C'è stato un bimbetto, un cinesino, che per portarlo via è stato proprio un lavorone. Si era aggrappato a questo elicottero, non lo voleva lasciare per nessun motivo. Comunque, no, ripeto, come ha detto il collega, noi siamo contenti di questo, che si divertono e sanno, almeno capiscono l'importanza dell'elicottero, che è una macchina molto molto efficiente. Questo è un veicolo remotizzato per il servizio antisabotaggio e consente di effettuare degli interventi su oggetti o ordigni esplosivi rimanendo a distanza con la sicurezza per l'operatore. Quindi in caso di che tipo di allarme intervenite di solito? Interveniamo in qualsiasi situazione ci sia la sospetta presenza di un ordigno esplosivo. Si può andare da una semplice valigia abbandonata nei pressi di un obiettivo sensibile o di un monumento fino a ordigni veri e propri che si possono trovare sul territorio. Comandante, cos'è questo strumento? Come funziona? Allora, questo è l'etilometro e questi sono i precursori. Questi li usiamo quando facciamo i controlli per la guida in stato di ebbrezza. Questo è un apparecchio che ci dà la possibilità di fare uno screener veloce delle persone che sottoponiamo ad accertamenti. Praticamente in pochissimi istanti riusciamo a vedere se c'è una percentuale o meno la probabilità che la persona abbia ingerito sostanze alcoliche. Se questo ci dà esito positivo, lo sottoponiamo al vero e proprio apparecchio. Questo è l'etilometro omologato dal Ministero dei Trasporti. Funziona così, molto semplicemente. C'è un boccaglio sterilizzato, monouso, viene dato direttamente alla persona che soffia all'interno per un periodo tot indicato direttamente dall'apparecchiatura. Se il responso è superiore a 0,50, procediamo con una seconda prova a una distanza non inferiore ai 5 minuti. Se anche la seconda prova dà esito positivo, quindi sopra lo 0,50 come limite minimo per legge, facciamo il contesto contravvenzionale, che ha carattere penale. E questo lo usate in ambito autostradale? Questo, allora, la nostra competenza è ambito autostradale. Noi lavoriamo sull'autostrada del Sole fra Barberino del Mugello e Incisa. Però è in dotazione a tutte le forze di polizia, della Polizia di Stato, questo apparecchio. Noi lo usiamo in ambito autostradale. Questa è una delle volanti della Polizia di Stato, le volanti che vediamo sulle strade ogni giorno. Ma quali sono stati i numeri, soprattutto del 2008, in particolare del 113, il numero telefonico di pronto intervento al quale tutti noi possiamo rivolgerci per qualsiasi tipo di emergenza? Nel 2008 le chiamate infatti sono state oltre 5 milioni e 200 mila, le persone controllate 4 milioni e 225 mila, quelle arrestate quasi 30 mila, le denunciate oltre 90 mila. Una media giornaliera di chiamate di 14.391, un intervento ogni 13 secondi.
Poi spazio ai ricordi, alle cerimonie ufficiali, con riconoscimenti consegnati a poliziotti che si sono particolarmente messi in luce durante l'anno. In particolare un agente, al femminile, che ha salvato in più di una circostanza diverse vite umane. Ed allora buon compleanno alla Polizia di Stato, con uno slogan che tutti quanti noi dobbiamo sempre memorizzare: sicurezza insieme. Alla prossima puntata, arrivederci.